Benvenuti a tutti gli amici di TG Smart News. TG Smart News on the road e oggi siamo ancora a Salso Maggiore Terme da Maurizio Rioli. Hare Krishna. Primo chakra, Svadhisthana, una mezza luna, quindi l'acqua, la parte femminile rappresentato da un coccodrillo. Sì. E il secondo simbolo che vediamo che cos'è? Svadhisthana. È la lettera sanscrita. Ho messo oro e arancio proprio perché per far sì di rappresentare questo rapporto vibratorio ad espansione. Il loto quando cresce è chiuso e poi dopo ha l'espansione, ha l'apertura, per cui questi i petali, sì, sono i petali del loto, questo con la luna di Shiva, e il rosso è il calore. Cioè non è il significato del rosso perché è fuoco, no. Invece è stato proprio frainteso come rosso passione fuoco, quindi energia organica a mille. Invece non è così, perché l'acqua che è legata alla luna è una sostanza molto sensibile. La nostra terra stessa, il 70% è acqua. I segni zodiacali, i segni di acqua, sono più sensibili all'energia dello Svadhisthana? Sì, hanno una recettività, non dico di più degli altri, ma qualche cosina in più sì, perché logicamente sono persone molto più sensibili, forse anche un po' introverse. Io per esempio, che sono un segno d'acqua, però non penso di essere introverso, perché non penso neanche più di essere un segno d'acqua, ma di essere un segno universale. Cioè, non mi considero più nei 12 segni, capisci? Perché cioè, penso di essere un po' più evoluto, ecco. Anche se io poi pratico l'astrologia psichica. Cioè, appunto. Per cui non guardo, non faccio riferimento ai calcoli matematici, ma guardo invece la persona. È la persona che mi dice quello che è. E io gli riferisco quello che mi sta dicendo. Tu sei un segno d'acqua perché sei del Cancro, sì. Ma hai un ascendente invece in fuoco. Sì, sono ascendente leone. E in te effettivamente quello che si evince maggiormente è questo aspetto decisamente leonino, un po' anche eccentrico, che è la cosa bella che ti contraddistingue. Beh, come vedi, il segno di fuoco è anche un segno a cui piace maneggiare la materia, che si unisce poi alla sensibilità un po' del segno d'acqua. Prima, che spesso e volentieri andavo in ebollizione. La scorsa volta ci hai raccontato che fin da bambino il tuo estro creativo è emerso immediatamente. Noi sappiamo che da molto giovane tu ti eri trasferito a vivere in Germania. Proprio giovanissimo, perché avevo 16 anni, 17. Non so neanche com'è avvenuta questa cosa, perché è stata proprio una spinta interiore che ancora oggi io non riesco a capire. Ho trovato la forza di dire, sa, vado, perché qua non ho possibilità. I primi 3 mesi di Germania ho lavorato alla Mercedes e non mi è piaciuto assolutamente. E da quel momento io non ho mai avuto più padroni. Ho sempre lavorato del mio. Mi sono sempre procurato la mia vita di per sé. Quindi un segno d'acqua fa fatica ad essere incastrato dentro 4 mura. Fa molta fatica. Infatti io proprio sono sempre stato molto selvatico da giovane. Vivevo a Tübingen, che è una città universitaria di medicina che è molto, molto famosa in Germania. C'erano molti studenti, università molto importanti, per cui insomma, diciamo che era di un certo livello, ecco, come anche se era un paesino, anche una città di, per, io non so, avrà avuto 30-40 mila abitanti, ecco, non era chissà che. Alla Mercedes ci sono rimasto 3 mesi, poi non ho più resistito, perché il rumore, le cose, la meccanica, tutte queste cose, insomma, non facevano parte di me. E camminando per strada riuscivo già un po' a leggere il tedesco. Passo e vedo una scritta che diceva fabbrica di stoffe. Vado a vedere un po' com'è.
E invece era una fabbrichetta dove dipingevano le stoffe in serigrafia ed era condotta da un nucleo familiare. Siccome ero più biondo e con gli occhi azzurri dei tedeschi, potevo andare ovunque volessi, e per dire gli altri invece italiani, sai, con il baffo nero, la basettona, tutti belli mori, non potevano neanche entrare nei caffè, più fuori c'era Verboten, cioè proibito l'ingresso con le bandierine. Quando io gli dicevo no, sono italiano, mi guardavo e dicevo dai, dai, dai. E allora sono in questa fabbrichetta e lì ci sono rimasto quasi un anno e mezzo, insomma, facendo sempre i miei viaggetti in Germania, Hamburgo, dove poi sono andato anche a vedere i Beatles a Hamburgo. Avevo già un caschetto, no, con i capelli che già mi coprivano le orecchie, c'avevo il pizzettino come un po' ce l'ho adesso, così. E col mio gilet, c'avevo anche degli stivaletti, proprio per stare un po' alla moda dei Beatles. E piano piano, insomma, è iniziata un po' la fase beat. In questa fabbrica tu hai appreso alcune tecniche di serigrafia? Sì, serigrafia, anzi, mi piaceva molto. Poi questa famiglia era gentilissima, proprio mi concedeva qualsiasi cosa, anche perché io mi impegnavo a farlo bene il lavoro, perché mi piaceva, per cui anche stare lì a mescolare tutti i colori, fare le tonalità, e il vecchietto si metteva lì, mi guardava e faceva la testa. Guarda questo qua, 16 anni, sa già fare le cose che io ci ho messo 60 anni per fare, no? Per trovare le tonalità. C'era questo banco lunghissimo, no? Dove si stendeva la tela e si iniziava con le tele di serigrafia, no? A passare il rullo con il colore per fare poi lo stampo. No? E lui diceva, ma se invece quella sfumatura lì non si potrebbe per esempio farla con un arancione che poi sfuma? Allora questo mi guardava e diceva, sì, ci potrebbe stare. Allora lo faceva, aveva il suo banco con una pezza, no? Dove posava la serigrafia, e faceva la prova. Quello che gli avevo suggerito, e poi tornava dietro tutto però contento, e diceva, ma hai visto che ci sono riuscito? E quindi lì in Germania hai iniziato anche a fare i primi lavoretti manuali, anche come gioiellini? Sì, sì, con le pizzettine iniziamo, perché avevo visto poi a Hamburgo, avevo visto questi ragazzi che facevano i nomi con il filo di ferro. E ho detto, ma io ci provo a fare, no? Allora c'avevo la mia cassettina della frutta con un seggiolino e con le due pinzette, tocchesine e pinzette, e facevo gli anellini, aspirare, mica aspirare, poi facevo l'orecchino, le facevo anche con delle bacche, quelle che anche usano adesso, per dire un filo che poi fa un po' di serpentina, e io ci mettevo una bacca perché non c'avevo le pietre, e vivevo anche di quello. E in quel periodo tu eri nel fervore, sedicenne, con tanti sogni in tasca, con tante idee da realizzare. E il tuo Svadistana in quel periodo... Era molto attivo, sì. Ero già a cuore. Eri già andato più sì, su. Perché vivevo molto di emozioni, di sensazioni, di sviluppo proprio della coscienza. Già capivo cos'era il male, cioè la violenza, le guerre, infatti poi, vabbè, quando poi sono arrivato in Italia, che mi sono anche buttato un po' nella politica, però ho detto non sei Maurizio Violi, qui c'è un altro diavoletto.